Presidente Gianni Chiodi, ancora una tegola molto pesante per la sanità abruzzese, si parla di un altro debito pari a 360 milioni di euro. Sì, dunque la sanità abruzzese, oggi ho letto anche i tavoli di monitoraggio, da quando ci siamo noi sta andando bene e in equilibrio, sta raggiungendo l'equilibrio, certo con il tempo ma lo sta raggiungendo. Stiamo parlando di questioni che riguardano gli anni che vanno dal 2004 al 2007, dove l'Abruzzo è stato veramente saccheggiato perché sono stati tolti fondi che lo Stato dava alla Regione Abruzzo per il Fondo Sanitario Nazionale, perché andassero alle ASL, perché andassero alle cure delle persone, perché andassero per acquistare tecnologie, che andassero per finanziare progetti obiettivo su quelli che sono i miglioramenti qualitativi in generale della sanità e quindi per il diritto alla cura dei cittadini, sono stati distolti e distratti per finanziare i bilanci regionali, che molto spesso questi bilanci regionali erano bilanci regionali che invece andavano a compiacere una serie di istanze, alcune molto discutibili. Questa cifra è precisa perché viene fuori da un tavolo di monitoraggio? Guardi, questa non è una cifra che può essere discussa, perché è frutto di un lavoro importante dopo che una nuova legge ha introdotto l'esame anche degli stati patrimoniali delle ASL, non solo dei conti economici, quindi che è stato fatto questo lavoro per tutte le regioni ed è stato accertato che in quegli anni furono distratti ben 528 milioni di euro, cioè 1.000 miliardi di vecchie lire destinate alla sanità sono state invece utilizzate per i bilanci ordinari. Noi ne abbiamo già coperti quelli che erano stati scoperti, scusate la cacofonia, ma ne abbiamo coperti con l'azione commissariale circa 199 milioni di euro, ne restano da coprire 360 e questo per noi è una mazzata incredibile che rischia di mettere in ginocchio l'Abruzzo, anzi l'Abruzzo in ginocchio, però noi faremo di tutto, e lo dico agli abruzzesi, per evitare l'aumento delle tasse, che invece stanno subendo le altre regioni commissariate. Noi eviteremo l'aumento delle tasse nei confronti degli abruzzesi e restituiremo, quando ce ne saremo andati, un Abruzzo che è risanato, un Abruzzo che avrà la possibilità di vantare di aver fatto un percorso di risanamento come mai è accaduto nella storia. Io sarò il primo presidente della Regione Abruzzo che lascerà al successore un debito inferiore rispetto a quello che aveva ereditato. Sarò il presidente che lascerà un minor numero di dirigenti rispetto a quello che aveva ereditato. Saremo la classe politica che avrà lasciato minor numero di primari rispetto a quello che ha ereditato. Saremo la classe politica che ha lasciato l'Abruzzo in condizioni molto migliori di quelle che aveva ereditato. Quindi io dico questo agli abruzzesi. Adesso c'è da fare uno sforzo incredibile, tutti insieme. Non esistono più liste della spesa, se vogliamo aumentare le tasse, esiste solamente un fortissimo rigore di bilancio. Noi dobbiamo gestire in maniera oculatissima quelle che sono le risorse che gli abruzzesi ci mettono a nostra disposizione, ma quello che è più grave è che dobbiamo andare a ripianare debiti che arrivano da situazioni, da anni, direi, dove l'Abruzzo ha perso la testa evidentemente, dove c'è stata una classe politica secondo me che è stata arrendevole, cedevole rispetto a quelle che erano le istanze che da tutte le parti venivano per i partiti della spesa, cioè per spendere, e lasciando un debito incredibile che poi pagano le generazioni attuali e le future generazioni di abruzzesi. I giovani sono vulnerati da questa attività, da questa irresponsabilità della classe dirigente politica. Quindi noi tranquillizzo tutti nel senso che questo governo non accetterà mai un aumento delle tasse degli abruzzesi. Parleremo con le parti sociali affinché ci si individuino delle strategie che passano dall'utilizzo dei fondi FAS all'anticipazione di tesoreria da parte del governo nazionale con un piano di rimborso a 30 anni. Cercheremo di fare quello che è possibile, ma comunque eviteremo l'aumento delle tasse. Presidente, perché solo ora ci si è accorti di questo ulteriore buco? Perché prima si valutavano solamente per legge solamente i conti economici delle ASL, mentre invece non si valutavano quelli che erano stati patrimoniali. Il Ministero dell'Economia nel 2009 ha fatto inserire una legge che prevedeva anche che si redigesse quello che è lo stato patrimoniale consolidato del sistema sanitario regionale, questo per tutte le regioni italiane. Bene, tutte le regioni italiane hanno fatto questo lavoro, ci sono voluti dei mesi ovviamente perché bisogna mettere insieme i bilanci delle ASL, il bilancio della regione, confrontare una serie di questioni, tutte le partite, tutte le poste di bilancio, e è emerso che quello che ha fatto l'Abruzzo non l'hanno fatto le altre regioni italiane, cioè altre regioni italiane hanno fatto magari dei debiti, cioè nel senso lo Stato dava 1.000 euro per la sanità e loro ne spendevano magari 2.000, quindi facevano un debito. Qui da noi è accaduto che non solo facevamo i debiti perché spendevamo di più di quello che lo Stato ci dava, ma non davamo alle ASL nemmeno
tutto quello che lo Stato ci aveva dato per la sanità. Questo significa aver privato le ASL e comunque il sistema sanitario abruzzese anche della prospettiva di miglioramento. Allora ci sono tanti che dicono il risanamento è cominciato quando c'eravamo noi per il sistema sanitario. Come? È cominciato distraendo le risorse che dovevano andare alle ASL? Pensa che sia stata mala fede o proprio cattiva gestione dovuta a superficialità? Secondo me due cose. Una, un'impreparazione di fondo, una mancata conoscenza degli strumenti di governo e anche poi una irresponsabilità dovuta a una sorta di deresponsabilizzazione, cioè i problemi li mandiamo agli altri, intanto noi sfruttiamo questi soldi per il bilancio regionale e quindi diamo le risposte a tutti coloro che vengono a chiederci anche alcune cose utili, anche alle parti sociali, quando si chiedevano fondi per cosiddetto stimolo dell'economia. In realtà si stava stimolando l'economia che poi non si stimolava, perché vedete che l'economia non dipende da quello che si fa in Abruzzo, se no questa crisi non ci sarebbe, però togliendo i soldi ai malati.